propria personalità, ma quasi come dispositivo per capirne proprio l'opera. E un'icona di tutta l'arte concettuale italiana è questa immagine di Benone, artista italiano, Rovesciare i propri occhi, è il titolo dell'opera, un'opera del 70. Allora, Benone si fa fotografare con delle lenti a contatto specchianti. Noi diciamo che sono lo specchio dell'anima, gli occhi. Allora, rovesciando questo specchio, l'artista diventa cieco ed è il mondo che si riflette negli occhi dell'artista e quindi cambia un po' il canale di trasmissione tra l'autore, la realtà, il soggetto che osserva e il soggetto che è ritratto. È un'immagine molto efficace e conturbante dell'arte concettuale italiana, che dà già un'indicazione su un processo di realizzazione dell'autoritratto che cambia totalmente, non gliene importa più nulla di ritrarsi per il suo aspetto esteriore, ma è proprio questa dinamica del rapporto tra interiorità ed esteriorità. E sappiamo che lo sguardo è proprio questo, è quello che traccia questo rapporto fra l'interiorità e l'esteriorità, è come un confine, e Benone è interessato all'interno di questi lavori proprio a parlare di questo confine tra il sé e l'esteriorità. Qui di Agnetti, Vincenzo Agnetti, un artista che è scomparso prematuramente nell'81, molto interessante, le opere che ci sono rimaste sono di grandissimo interesse, e qui vediamo un autoritratto, è una tela in feltro sulla quale sono iscritte le parole "quando mi vidi non c'ero". Ecco, mi è capitato di vedere la mostra all'apertura con uno psicologo che ha dato un'interpretazione che mi ha lasciato molto sorpreso, perché in realtà, conoscendo il lavoro di Agnetti, è una componente ironica molto forte e allo stesso tempo profonda di attivazione di riflessioni sullo statuto dell'artista, chi è l'artista, eccetera. Però lo psicologo era drammatico che una persona possa dire "quando mi vidi non c'ero", ha cominciato a darmi un'interpretazione molto inquietante. Dicono "no, ferma, non è assolutamente questo". È un artista che riesce con delle frasi lapidarie, minime, ad attivare delle riflessioni che noi possiamo avere, tutti noi, in modi anche diversi, su questioni così importanti come per esempio il rapporto dell'artista con la sua opera. "Quando mi vidi non c'ero" è come una forma di allusione ironica alla poca fiducia nei propri mezzi, addirittura come artista. In realtà ritroveremo Agnetti con un'altra opera nell'ultima sezione sul tempo e vedrete quanto invece è pertinente il suo statuto d'artista. Qui Giulio Paolini, il Delfo. Delfo è del 65 e è un'opera che parla da sola. Vediamo l'artista che si colloca dietro lo chassis, il telaio del quadro, e quindi è proprio un identificarsi assoluto tra l'artista, l'autore e la propria opera. E tutta l'opera di Paolini, tutto il suo percorso artistico, non è nient'altro che un raffinatissimo gioco di riferimenti all'interno dell'opera: cos'è l'opera, cos'è l'artista, perché l'artista fa l'opera, come si forma l'opera, e in questo caso è una sorta di manifesto. Sul versante americano, Chuck Close, un autoritratto del 2000. Chuck Close è un artista che ha anche lui molti anni di attività alle spalle, e da subito dà avvio alla sua attività dopo una prima fase meno interessante, ma poi si concentra subito sull'iperrealismo e sviluppa una particolare tecnica anche all'interno dell'iperrealismo, realizzando dei ritratti che si ricompongono nella retina, anche se poi in realtà sono formati da elementi che scompongono l'immagine. Quindi è interessato ai processi della visione retinica, come si ricompone la visione, ma anche proprio al tema del volto. In questo caso vediamo un autoritratto, appunto, fotografico, con una tecnica fotografica che tende a enfatizzare questo rapporto di sfocamento immediato su una distanza minima, quindi la parte frontale del volto è a fuoco, il resto viene sfocato, e questo conferisce un'incisività particolare allo sguardo e ai tratti somatici,
è tipico proprio del lavoro di Chuck Close. L'abbiamo messo come esempio anche proprio di un modo di guardare al volto in termini assolutamente iperrealistici. La terza sezione, vedo il tempo che corre, ho detto un'ora, è già passata, quindi cerchiamo di accelerare i tempi. La terza sezione, lo sguardo negato, è uno sguardo che smarrisce la propria centralità, si eclissa, si nega, si assenta o si maschera. Gli occhi si velano o si accecano, non resta alcuna traccia di plausibili traiettorie dello sguardo. È la parte più estesa all'interno della mostra perché in moltissimi casi nel volto, all'interno dell'opera, nello sguardo all'interno dell'opera negli ultimi 40 anni si vede che il volto non è più destrutturato come è avvenuto con Picasso, con l'inizio dell'avanguardia, che il volto esplode in mille frammenti, ma è un volto che fa fatica a relazionarsi piuttosto. E qui ne vediamo un esempio interessante, Gerhard Richter con Alex Katz e l'altro grande, grandissimo artista che ha recuperato la figurazione. Per Gerhard Richter è una figurazione che è legata strettamente con la fotografia, addirittura è definito l'artista che è il pittore dell'effetto fotografico, perché sempre nelle sue immagini è presente questo rapporto dichiarato con la fotografia. Al centro di tutta la sua opera un enorme atlas, una raccolta di immagini che è una specie di abecedario che lui raccoglie nel tempo, che è conservato alla Lembachhaus di Monaco di Baviera, dove si possono reperire le fonti di molte delle sue opere, quasi tutte le sue opere. In questo caso abbiamo scelto per la nostra mostra un ritratto di Gilbert and George, cioè un artista che lavora sulla fotografia, che guarda una coppia di artisti che si definiscono come la scultura vivente, che usano loro stessi la fotografia. E la cosa interessante è che Richter li rende pittoricamente in un dipinto dove facciamo fatica a distinguere Gilbert da George, proprio perché sovrappone le immagini fotografiche e poi le dipinge sovrapposte. È un'allusione evidentemente alla natura stessa di questo sodalizio artistico e di vita fra i due artisti, Gilbert and George, dove alla fine uno non distingue neanche più chi è uno, chi è l'altro, è un tutt'uno. E questo è il ritratto di Gilbert and George, non di Gilbert e George. Altra figura ineludibile è Arnulf Freimer, artista austriaco, che nella sua storia notissima, tutti voi l'avete già visti questi autoritratti, tende a realizzare questi autoritratti utilizzando anche la smorfia, divenendo quasi una caricatura delle possibilità espressive del sé, sulle quali poi interviene pittoricamente quasi a cancellare questo sé, oppure ad enfatizzare drammaticamente l'espressione del sé. Bisogna inserire questo lavoro di Arnulf Freimer all'interno delle esperienze che si sono sviluppate a partire dalla fine degli anni 60, lungo gli anni 70 in Austria con grande potenza all'interno dell'azionismo e della body art, e lui è stato un grande protagonista, dove al fondo del suo lavoro vi è proprio questo desiderio di accentuare la dimensione anche drammatica espressiva del sé, con la consapevolezza della difficoltà poi di poter rendere qualcosa di sé nel ritratto. Altro artista inglese, John Hilliard. Quando noi guardiamo la fotografia, vi dicevo prima di questo statuto di realtà della fotografia, in realtà spesso non capiamo cosa stiamo osservando, abbiamo bisogno di un tempo per poter leggere l'immagine. È quello che ci propone John Hilliard con questa immagine, la intitola For Your Eyes Only. Alcuni di voi ricorderanno James Bond, che è tutta una finzione, eccetera, eccetera. In questo caso noi vediamo un uomo che all'interno di una cabina telefonica e sta telefonando. La parte nera che oblitera l'immagine, che la nasconde parzialmente, supponiamo sia una placca sul vetro della cabina, e lui si specchia dietro. Poi se osserviamo bene l'immagine, in realtà capiamo che l'immagine è molto artefatta, molto costruita, è un set proprio che mette in scena una realtà che non è proprio così.
E questo è un gioco che spesso si presenta nelle immagini di John Hilliard,